Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto in diretta da Teleperformance e adesso accolgo qui a fianco a me un'altra ospite, Gigia Panaino, benvenuta. Grazie Annette, è un piacere veramente, grazie per questa. E io sono felice di vederti di persona finalmente, perché tu sei sui social super 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 attiva, ti vediamo nei commenti, cioè sei una che coinvolge tutti quanti e sono felice finalmente di vederti, perché poi i social da un lato no, ti permettono di conoscere una persona, però puoi vederla finalmente qua, che bello, che bello. Diciamo che la mia azienda mi dà anche questa possibilità di stare a contatto con tante persone e io ho accolto questo lavoro come una missione. Ah, bello. E quindi bello. Mi piace, per me i ragazzi sono un dono che io incontro tutti i giorni, che tre mattine. Bellissimo questo. Allora, ci sono delle cose da dire, sei molto attiva sui social, qualsiasi tipo di iniziativa tu la prendi, come detto, no, come una missione, quindi parti e dici no, ma io devo fare questo, quindi ti seguo anch'io, perché sì, anch'io sei... seguo te, ecco, quindi ma quello che ti volevo dire è che io so che fai parte di un gruppo WhatsApp. E questo gruppo ha il titolo, adesso correggimi se sbaglio, non ricordo benissimo, questo gruppo ha il titolo Delle Bimbe di Diego. Sì. Mi ricorda qualcosa questo, Le Bimbe di Diego? Intanto diciamo Diego. Diego è il nostro CEO. Diego Pisa, ecco. Faccio una piccola premessa. Ma perché? Perché avete fatto questo gruppo? Eh sì, c'è bisogno di una piccola premessa, perché okay. Il 7 marzo del 2020 i miei responsabili in una settimana ci mandarono tutti a casa a lavorare in smart working, data la pandemia, certo. Il Covid, quindi comunque sono stati bravissimi a mandarci tutti a casa, mentre io, che ero appena sbarcata su una nuova operatività, con alcuni ragazzi che non potevano andare a lavorare da casa, sono rimasta in sede. Alle 18 usciva il comunicato del nostro presidente Giuseppe Conte e subito dopo, nell'arco di pochissimo tempo, usciva sulla nostra intranet aziendale il comunicato del nostro CEO, che ci dava le linee guida, che ci diceva che dovevamo continuare a lavorare da casa, che dovevamo stare tranquilli, che il nostro lavoro era assicurato. E per chi era in sede doveva mantenere appunto tutte le regole sulla sicurezza. Le nuove regole che arrivarono. Quindi noi aspettavamo il suo comunicato. È come quello di Co. Allora in TV andava quello di Co e nell'internet andava. E quindi, siccome si era creato all'interno, seguendo i social, avevano creato Le Bimbe di Conte, noi abbiamo detto: beh, noi siamo Le Bimbe di Diego, perché comunque siamo in sede e seguivamo tutti, cioè all'interno delle nostre chat, comunque. Si parlava del nostro CEO e veramente pendevamo un po', aspettavamo proprio sempre le nuove istruzioni di volta in volta. Adesso, volta in volta, tu che dici giustamente che ogni cosa per te è una missione, l'altra domanda è: oggi tu sei qua in missione per chi o perché? Sono in missione speciale per una mia collega, faccio comunque un appello a Diego, ma oggi non c'è, ma sono sicura che mi sta seguendo. Sicuro, certo. In diretta, e quindi lo aspettiamo qui perché devo appunto presentarlo alle bimbe di Diego. E perché poi c'è bisogno di fare quello che abbiamo fatto noi a inizio trasmissione. Va bene, no? Sui social o comunque iscriversi in azienda, però poi vedersi. Quindi c'è una persona che vorrebbe stringergli la mano. Bravissima, ti presento Diego. Sì, glielo devo dire, glielo devo presentare personalmente, perché lo conosciamo, lui è molto impegnato e sempre fuori. Certo. Quando viene qui è giustamente pieno di cose, di appuntamenti, di impegni. Però ci tengo a presentarlo a questa mia collega. Ah, quindi fine. Questa collega che si chiama? Elisabetta. Allora, Elisabetta, voglio dire, è partito l'annuncio ufficiale, quindi Gigia ha terminato questa missione per lei. Adesso vedremo poi come andrà a finire, perché da qui parte un altro percorso, quindi prossima puntata, attenzione, perché io non posso dire nulla adesso perché è appena lanciato, però ti seguiamo Gigia, seguiamo un po' tutto quello che accadrà dopo questa tua missione, perché andremo in missione anche noi adesso a questo punto alla ricerca del Diego perduto. Non cercheremo, è impegnatissimo il nostro CEO. Ma ci sarà, perché c'è sempre, quindi io sono persuasa che ci sarà. Va bene, grazie Gigia, grazie per essere Netta. Stata qua mia ospite. Grazie e noi... per le performance. Grazie a te. Diamo spazio alla regia tra poco.